Ok amici, anche oggi ci troviamo sui piani di Praia, in prossimità del Poggio. Il tempo è pessimo e sono venuto qui per provare una tenda. Speravo che la giornata fosse diversa, è tutto il contrario di quello che speravo di trovare. Allora, la tenda che vi voglio far vedere è la Bertoni Everest. Bertoni Everest è una tenda che è sempre stata nel catalogo della Bertoni, da sempre, e quest'anno non c'è più uscita. È molto particolare, e devo dire, non è una tenda da trekking. Io oggi l'ho portata perché un'ora di cammino, un'ora e mezzo si può fare. È una tenda geodetica, molto pesante, paleria in fiberglass che pesa 1,5 kg solo la paleria, e la cabina sono altri 3,5 kg, siamo a 5 kg di tenda. Probabilmente anche per questo che non ha avuto molto successo, però può avere il suo indirizzo come tenda, perché la vedo molto bene per i campeggi itineranti, per chi fa turismo in macchina e in moto e si ferma nei campeggi un po' come quelli della Liguria, dove ci può essere molto vento e molta pioggia. Questa è una tenda, come dico, geodetica, che tiene molto bene le avversità del tempo. E è tutta autoportante, comprese le abside, perché a volte c'è soltanto la cupola autoportante, invece no, qui abbiamo sia la cupola che l'abside completamente autoportante. Adesso andiamo a vedere. Ha la struttura omega con l'arco traverso come la Scorpio, ma leggermente diversa. Intanto piazzo la macchina e vediamo un po' di cominciare a piazzarla. La paleria, come dicevo, è un pesantissimo fiberglass, però è piacevole alla vista, anche dei bei colori, sono i due archi principali, i verdi, e il traverso arancione, però questo fa peso. Poi abbiamo dei picchietti classici, adesso ho portato quelli in alluminio per limitare un minimo il peso. La sacca è molto bella, perché è comprimibile abbastanza, ha la sua maniglia. Però ecco, comunque sia, io per poter venire oggi qui ho usato uno zaino piuttosto capiente, perché altrimenti con uno zaino da 30-40 litri ve lo occupa tutto. Il colore è molto bello. Andiamo a tirare fuori la cabina e piazziamo la macchina e cominciamo a piazzare la cabina. Vedete che da una parte il palo ha una specie di tampone fondo corsa, perché queste sono guaine, sono tre canaline dove si inserisce la paleria e ognuna di queste è chiusa all'estremità opposta. È una soluzione molto comoda, perché si evita di dover andare di là e inserire il palo dentro l'occhiello. Invece, una volta inserito da una parte, il palo finisce a fondo corsa dentro una calza, diciamo una guaina. Come vedete, è tutta autoportante, è una forma che a me piace molto. Una volta messo anche il telo superiore, le absidi stanno in piedi da sole, e secondo me oggi la giornata è brutta, ma col tempo bello, con il sole,
si può stare dentro tranquillamente senza il doppio telo se uno fa una sosta di 2-3 ore, o se è d'estate uno sa che di notte comunque il tempo lo permette, si può tranquillamente usare solo la cabina perché è abbastanza, diciamo così, intima. Le zanzariere in questo tipo di cabina sono addirittura all'interno della finestra. Normalmente le mettono all'esterno, invece in questo modello sono interne, un po' come fanno certi costruttori nordici, forse per ripararla di più dalle intemperie quando si apre la porta per entrare in caso di bufera eccetera, magari rimane meno, si inzuppa di meno. Io adesso credo che ve la faccio vedere un pochettino bene, tutta scorre dentro le guaine di rete. Abbiamo, perché si può usare anche solo la cabina, perché comunque c'è dei punti di ancoraggio per tirare la tenda nel caso non bastassero questi, c'è comunque l'arco, ci sono sempre gli incroci, qui uno si tiene in qualche modo. Abbiamo sia di qua che di là la possibilità di tirare. Fratello poi si andrà ad ancorare con il velcro. Vedete, qui ci sono le zone di velcro, qui c'è un velcro, qui anche qua nei fianchi c'è sempre il velcro, e poi agli angoli abbiamo la classica clip, no? Si può mettere questo gancio all'estremità della fettuccia e sulla clip, tutta così. Tanto per cambiare le tende asimmetriche, spesso uno si sbaglia e mette le porte dalla parte opposta. Così devo rifare tutto da capo, perché io amo le tende simmetriche. Questa è asimmetrica, ha le porte solo da una parte e quindi devo rigirare tutto. Come vedete si è messa a piovere giusto in tempo. Andiamo a ripulire l'obiettivo. La tenda, vedete, è dotata di apertura vicino all'ingresso, vicino alla paleria. Quindi quando si è dentro, per uscire si fa molto più comodamente, si può uscire stando dritti anche con i piedi dentro il catino, non bisogna gattonare per arrivare alla cerniera che normalmente è sull'estremo della tenda, dell'abside. È tutta dotata di muretti antivento, ingresso doppio, hai quattro tiranti sulle estremità. E non c'è dubbio che può diventare una buona tenda
da campeggio, da escursioni, per quando si vanno, ecco, con climi piuttosto forti, piuttosto con venti, eccetera. Questa è proprio per la resistenza al vento, credo che sia abbastanza per quello che costa. Ricordiamoci che adesso fuori produzione si trova dalle 110 ai 130 euro, ecco, con 130 euro una tenda geodetica non è facile trovarla, soprattutto così invernale, che all'occorrenza, scoperchiandola, può essere usata anche in estate o anche aprendo tutte e due le porte sono molto ampie, tutte completamente con la zanzariera. Cosa dire, la tenda effettivamente è pesante, però è molto molto grande. Non avevo mai visto una due posti così lunga da una parte all'altra. Guardate quanto spazio. Poi con queste sue apside anche interne, queste sue ripostigli. Adesso io sono sudato e sto facendo un po' di condensa. Ma indubbiamente è molto grande. Questa è una tenda che ti permette di stare piuttosto agevolmente, per nuotare bene. Adesso io mi sono messo su un terreno che soltanto io so come faccio a trovare dei terreni così impervi. Spero di riuscire a passare 2-3 ore. Va bene. Per ora è tutto. Volevo far vedere, ecco, un po' queste porte. Sono un po' scomode con la zanzariera interna, però avranno una sua, la loro ragione d'essere. E poi qui c'è la possibilità anche di picchettare, di tirantare anche lì, ma non l'ho picchettata perché non mi sembra proprio il caso. Qui è andato in automatico senza neanche volerlo. È molto comodo poter aprire la porta direttamente di qua. Si richiude. L'abside interno è discreto, ci stanno giusto le scarpe, uno zaino volendo. E tutto sommato, essendocene due, uno apposta all'altra, ci si può accontentare. Incomincio ad affezionarmi un po' a questa tenda. Ah, questo ingresso un po' particolare. Avrei preferito una cerniera singola, no? A fare da cerchio, anziché questa cosa machiavellica della doppia cerniera, questa e poi quell'altra. Però poi anche qualche cursore in più, sinceramente sì, quando la mia saleva Scorpio con tutti quei cursori è un'altra comodità, ma qui questa mi piace molto. Dentro è molto molto spaziosa, poi mi piace perché ha un qualcosa di caratteristico, cioè quasi tutto è materiale ristoppa, alcune parti no, materiale differenziato, come ho sempre sognato di fare. Ok, con questa tenda uno adesso scivola, può uscire senza mettere i piedi fuori dalla tenda. Vedete? C'era un capriolo, mi sono messo a parlare, si è spaventato.
cosa dire, bastata mezza giornata per farmi innamorare anche di questa tenda. L'avevo presa 2-3 anni fa, non ricordo, a un prezzo stracciato. Adesso è fuori catalogo, la Bertoni Everest. Eppure è una bella tenda. Un po', come dico, laboriosa, ma è solida. Dentro si sente che è un materiale pesante, ma trattiene molto, non disperde assolutamente il calore. Le due prese, le due bocchette d'aria fanno passare fin troppo bene l'aria, perché è molto lunga e si sente, dovendo per forza mettere comunque la testa da una parte o dall'altra, sempre dalla bocchetta, si sente il circolo dell'aria. E oggi, stamattina, l'aria era un po' fresca. La zanzariera all'interno probabilmente è perché in caso di pioggia la zanzariera probabilmente accumulerebbe un po' di acqua, non lo so, però c'è sempre questo doppio lavoro da fare: prima si apre una, anche perché io comunque l'ho lasciata chiusa, andrebbe sempre ripiegata, ma prima si apre una, poi si apre l'altra, è un lavoro un po' machiavellico, addirittura sopra, sotto. Però quello che comunque è di buono è che questa è tutta zanzariera, vedete? Tutta zanzariera. E dentro è una villa, è immensa dentro, veramente, veramente capiente. L'automatico non l'avevo mai visto su una tenda, però ci sta. Vedete, c'è il classico bottone automatico. Adesso con una mano magari non riesco, vediamo un po' se ce la faccio. Cosa vedo lì? Ci sono siano arrivati così o che ci siano entrati da soli. Non vado via perché si spaventa. Va bene, me ne vado. No, poverini, ecco, sono scappati dall'altra parte, terrorizzati, mamma mia. Sì, sono scappati, poverini. Lo sapevo che li spaventavo, erano entrati di soppiatto, non... si erano agitati da soli, però sono scappati, meno male. Io continuo a riprendere, sarà che sono stato 3 ore dentro la tenda con quella pioggia maledetta. Non speravo neanche in un miglioramento del genere, che invece è venuto, meno male. Così non devo ripiegare la tenda bagnata. Eccoci qui. Ok, il tempo di nuovo peggiorato, ma sono riuscito
far sulla tenda, per quanto l'ho fatta come si fa col sacco a pelo. Tanto poi adesso quando sono giù a casa la sistemo. Beh, la tenda l'avete vista e speriamo di fare altri nuovi video. Sicuramente farò il test del nuovo zaino e di un'altra Bertoni, la piccina canadese. Per adesso è tutto qui da Praglia, vi saluto.